Buongiorno ragazzi, lunedì di Pasquetta, lunedì di botte con Sekiro. Aura! Proprio così, ragazzi. Scusate, mi è andato di traverso l'agnello arrosto. No, stavo dicendo, ragazzi, tra una porzione e l'altra di buona carne arrosto. Andiamo un po' avanti in Sekiro. Allora, come vi ho promesso ieri, abbiamo farmato. Abbiamo farmato e quindi abbiamo un po' di abilità, tipo respiro vitale e luce, che praticamente i colpi mortali ripristinano un po' di energia, che non fa mai schifo. Abbiamo fatto un po' di monete. Infatti, se notate, e anche un po' di oggetti che non ci fanno certo schifo. Guardate la meraviglia dei borselli che abbiamo adesso. E niente, andiamo avanti. Tanto shipperemo mazzate da qui a breve. Perché poco più sopra c'è il toro, quindi anche in questo caso. Allora, là ci sono i ratti. Quello lì è un ratto. Sarebbero quelli che voleva che uccidessi il La tizio. malattia di Ishin sembra davvero grave. Le terre di Ashina non resisteranno a lungo, neanche con Genichiro dalla nostra. Cosa mi dici delle altre missioni? I Testa Nera combattono come demoni al castello, sul lato della Valle del Serpente. Allora è là che stanno andando, ma tieni gli occhi aperti. Il Tasso Testa Nera non si arrenderà senza combattere. E se vedete sono proprio dietro il muro, eh. Allora, lì ne abbiamo visto uno. Ok. Se riusciamo a farne fuori ancora uno così. Ah, mi ha visto il maledetto. Ok, è andato. Polvere da sparo nera, grazie. Ottimo. Ok, raga, fantastico. Quindi i ratti bisogna massacrarli spaccandogli l'elmo. Ok. Compresse fantastiche, due addirittura, ottimo. Raga, ma è già finita la pacchia, solo sta roba c'era. Ok, questo è il campo di battaglia dove abbiamo fatto fuori Gyobu. E niente. Allora adesso, già che ci siamo, possiamo tranquillamente tornare da Tizio e dirgli guarda che abbiamo ammazzato dei ratti. Così ci darà qualcosa. Probabilmente ci darà un libro di arti marziali, così possiamo applicarci un po' di più. Togliamo la spada perché è maleducazione. Buongiorno. Oh, vedo che hai acciuffato qualche ratto. Oh yes. Sapevo che hai un talento assassino. Grazie. Eccellente. Ecco la tua ricompensa. A te. Visto? Test esoterico da Scina.
un manuale sullo stile Ashina dell'arte della spada. Permette di apprendere l'abilità stile Ashina. Il testo è una storia delle battaglie di Isshin Ashina. Da giovane Isshin lottò disperatamente in più occasioni e ha poi raccolto ciò che ha appreso nello stile Ashina, così battezzato in onore del dominio del suo clan. Questa è Ottimo! l'arte della lama di Ashina. È la nostra scuola di combattimento. Ma non ci sono regole chiare e definite. Devi solo vincere le battaglie. È la regola più importante dello stile Ashina. Spero possa aiutarti nella caccia ai ratti. E soprattutto nelle battaglie che devi ancora affrontare. Beh, visto così sembra gentile. Allora, qua dietro c'è una vecchia. Ecco. Allora vattene, non ascoltare. E anche i tuoi doveri non cambieranno mai. Così vanno le cose. Ottimo. Fantastico. Chissà se il tizio ha qualcos'altro da vendermi. Allora, possiamo acquistare solamente la fuligine. Che palle, cosa ce ne facciamo della fuligine? Minchia, il resto abbiamo già comprato tutto, sì. Il resto sì. Sì, Possano i defunti. vabbè, ciao. La cosa bella è che i tizi ti danno abbastanza. 9, 18, 27. Più 21 sarebbero 29. Insomma, proviamo a fare un altro giro da sti stronzi. Così è, tanto per. Ok. Pugno di fuligine, come se ci mancassero i pugni di fuligine. Scusate, sono allergico ai finocchi. Ma no! Che due palle! Oh, fanculo! Che merdosio! Par de pal. Confetto di. Ora! Anche ferro di recupero. Beh, però ti danno roba. Ti danno roba. Fin quando danno roba, ben vengano, eh. Sì. Allora, torniamo di sotto. Sì, andremo poi a prendere quell'oggetto lì. Però prima, raga, dico prima, già che siamo qui. Ottantasette punti ci mancano, eh.
Qua ci stanno i cani col fuciliere. Ok. Beh, non abbiamo ancora preso sto livello, che due palle. Ecco, adesso ce l'abbiamo il livello. Che palle bastardi maledetti. Oh oh. Picciu. Ah, devo saltare dall'altra parte. Confetto di Aco, meno male che c'è il confetto di Aco e non c'è qualche altra porcheria. Uno l'avevo visto, il secondo no. Via fui! Minchia! Adesso appena non mi caga più, perché prima o poi smetterà anche di cagarmi. Ora ad ammazzare la schiena. Porca puttana, raga. Hola.
Che tra l'altro sta nudo nella neve. Minchia, sentilo. Vabbè. Senti sto coglione. Io adesso potrei correre, andare via, perché tanto questo non mi vede. Però la questione è che io lo voglio ammazzare. Ah, tutto lì, io voglio massacrarlo, ragazzi, voglio massacrarlo. E non ti lascia denaro sto scemo. Vabbè. Ok, ferro di recupero mi piace. Pugno di fuligine mi piace già un po' meno. Lì abbiamo due stronzissimi. Pensano davvero di usare quella cosa in battaglia? Lo so, lo so. Ma che altre scelte abbiamo? A mali estremi, estremi rimedi. Non possiamo permetterci di pensare a cosa diranno di noi. Sì, ma... Ehi, soldato, nervi saldi. Se continui a parlare così, ti metteranno a fare la guardia. E quando si arrabbia non distingue tra amici e nemici. Cazzo. E lì c'è il nostro amico Torello.
Che porca puttana, quasi mi spiace andarci perché ho fatto tutte ste belle cose per morire come uno stronzo così. Perché qui adesso ragazzi si muore, ve lo dico. Ve lo dico chiaro e tondo, raga, quanto abbiamo da perdere? Allora, sapete che c'è, ragazzi. Tanto li abbiamo uccisi tutti. E sappiamo tranquillamente andarci. Ci possiamo arrivare addirittura senza praticamente combattere quasi contro nessuno. Quindi, pertanto così... torniamo all'idolo. Vediamo che cosa dobbiamo fare. Ah, qua l'hanno barricata proprio. Porca troia, ecco perché non si apriva la porta. No, perché a questo punto, se riesco ad arrivare alle mie famose 4.000 mo, cioè 3.000, beh, se riesco ad arrivare a 3.000 mo, sto molto più tranquillo. Perché, mi chiederete voi? Perché così mi vado a comprare quell'aggiornamento lì. E siamo a posto. Chissà quante monete ho adesso. Boh. Prega. Viaggia. Alla scalinata, era lì. Se è ancora lì, eh. Sempre che sia ancora lì. Ma penso di sì, non capisco perché dovrebbe mai cambiare di posizione. Ah, sì, sì, sì. Vediamo, raga. Oh, cacchio. Oh, là, sempre in mezzo morto. Sì, benvenuto. Già acquisto oggetti. Tra l'altro, questo c'è anche dell'altra roba da acquistare. Però. Allora, noi abbiamo 534. 534. Poi abbiamo... allora, 2 da 500 e sono 1000. 2000, ne abbiamo 2000. 2534. Cosa potremmo mai vendere? Certo che insomma, fare 500 monete così diventa lunga, eh.
Ah, proprio. Ah! Ok. No. Ah, ok. Oh, fico, durante queste riflessioni la forza d'attacco del lupo non sarà legata alla sua forza nel mondo reale. Dopo il ritorno alla realtà, tutti gli oggetti rapidi e gli emblemi spiritici usati durante il riflesso o la sfida di forza vengono riportati al loro stato precedente. Fico, così praticamente lo puoi affrontare quanto vuoi. Vabbè, così non è male, dai. No, così non è male, no. Questi ogni tanto si dimenticano che sono morti. Poi quando torniamo indietro ci vedono e fanno: oh no, cazzo! Non ci facciamo vedere. Ah, sì. Porca puttana maledetta. Ah, abbiamo sprecato il pallino qui. Perché? Perché non ci siamo riposati? Perché sono stronzo. E quando uno è stronzo. Eccoci qua. Dai, su. Thank you.
Beh, complimenti, siamo stati molto veloci. Abbiamo recuperato 2 punti, quindi potremmo anche prendere qualcos'altro. Però, ragazzi, ci manca ancora qualcosina. Ci mancano ancora, minchia, 135 monete ci mancano, eh. Ok, 635 monete. Questo è il farming di Sekiro, ragazzi. Non per salire di livello, ma per guadagnare monete. Si sta cagando sotto. Sì, minchia, ancora, che palle. Ah, le 2 lucertoline, anche se non ti danno niente, per quei 18 punti esperienza le ammazzo volentieri. Tanto devo farlo ancora perché non è bastato. Sì, ma magari non tutto, cioè. Magari basta uccidere questi 3 adesso, Cioè, 926, dai, mancano. Penso che questi 33 monete me le daranno, no? Dammene 11. Ok, abbiamo 1000 monete giuste giuste. A questo punto, ragazzi, a questo punto andiamo dal nostro Miss qua. Vediamo un po' se è lui che la vende, ma penso di sì perché l'avevo visti. I kunai magici dobbiamo comprare, raga. Questi kunai fantasma. Benissimo. Kunai usato dalla falena, si usa per potenziare lo shuriken caricato. Ottimo. Ottimo. Adesso lo andiamo a comprare. Allora. Uff.
accusa 10. Usa 2. Ok. E poi compriamolo. Ok, acquistato pure questo. E quindi abbiamo solamente più la fuligine e i frammenti di ceramica da acquistare da sto scemo. Ottimo. Adesso ci rimane che andare dallo scultore e vediamo cosa mi dice. E vediamo cosa mi dice. Prima abilità, vediamo un po' con 2 punti cosa riusciamo ad acquisire. Attenzione, con 2 punti. I Cimongi. Infligge un pesante attacco singolo con spara all'alto. Infligge molti danni alla postura nemica. Come si fa gli Cimongi? Ah, gli Cimongi si fa con L1 e R1. Ok. Ok, vada per gli Cimongi. Ok, benissimo. Adesso viaggiamo dallo scultore. È arrivato allo scultore, ci salutiamo, eh. E dallo scultore faremo tutto in un prossimo episodio. Ok ragazzi, ciao ciao.